Il teatro di Morcantina è un edificio teatrale risalente all'epoca greca. Era stato edificato da Archela, figlio di Eucleida, e da questi consacrato a Dionisio. L'attuale cavea del teatro fu costruita nel III secolo a.C., dove già sorgeva un altro edificio teatrale di dimensioni più ridotte. Il santuario di Sant'Angelo è la chiesa patronale dedicata ed è intitolata a Sant'Angelo Carmelitano, che nel luogo dove questa chiesa sorse nel maggio del 1220 subì il martirio per mano del regio castellano della città, tal Berengario la Pulcella. Piazza Regina Margherita Marzamemi. La storia di questo meraviglioso borgo marinaro inizia con quella della Tonnara nel 1752. È in quell'anno che furono costruiti il palazzo del principe di Villa Dorata e la chiesa della Tonnara. Il castello di Mazzarino, Ucannuni. È il monumento maggiormente rappresentativo ed è stato teatro di una puntata della serie TV La Piovra girata all'interno di esso. Basilica di Santa Caterina. Situata nella piazza principale del paese di Pedara, è dedicata a Don Diego Pappalardo. La basilica, intitolata alla patrona locale, è il monumento più importante della città. Molte immagini della chiesa sono state raccolte dal prestigioso archivio fotografico dei fratelli Alinari di Firenze e dalla fototeca della Biblioteca Erziana di Roma, uno dei più importanti centri di documentazione fotografica dell'arte italiana nel mondo. La Cattedrale di Maria Santissima delle Vittorie di Piazza Armerina è la cattedrale della diocesi di Piazza Armerina, in Sicilia, ed è dedicata a Maria Santissima delle Vittorie. Nel febbraio del 1962, Papa Giovanni XXIII la elevò alla dignità di basilica minore.